TG Veneto News 24, buongiorno e ben ritrovati. Confronto oggi governo e regioni in vista del nuovo DPCM che entrerà in vigore nel fine settimana, sarà il primo del 2021 e si annuncia una stretta soprattutto per quanto riguarda la movida con il divieto di asporto dai bar a partire dalle 18, confermato poi il coprifuoco dalle 22 così come il divieto di spostamento tra le regioni indipendentemente dal loro colore. In via di definizione anche la nuova zona rossa che potrebbe scattare automaticamente nei casi di territori, di regioni con più di 250 positivi ogni 100.000 abitanti. In questo caso il Veneto sarebbe l'unica regione a finire in zona rossa. Ancora un'altra giornata di protesta oggi da parte degli studenti, manifestazioni contro la didattica a distanza, sit-in di protesta per le scuole superiori che, come in Veneto, resteranno chiuse per tutto il mese. Bufera su Elena Donazzan, l'assessore regionale al lavoro e all'istruzione, dopo che ha intonato le note di Faccetta Nera durante una trasmissione radiofonica. Le opposizioni a Ferrofini, sede del Consiglio regionale, chiedono le dimissioni dalla Giunta. La cronaca: i carabinieri hanno arrestato un operaio di 47 anni residente nel Padovano a Tombolo per maltrattamenti nei confronti degli anziani genitori di 78 e 79 anni che vivono con lui. Secondo quanto accertato, l'uomo è rientrato a casa in stato di ubriachezza, spingendo con forza la madre invalida civile, facendola cadere a terra. L'arrivo dei carabinieri ha scongiurato il peggio. L'uomo è stato arrestato, ora in carcere a Padova in attesa della convalida del fermo. Le prime pagine dei quotidiani, iniziamo dal Gazzettino. Zone rosse, il muro delle regioni, perché si annuncia anche un confronto acceso e uno scontro, ancora l'ennesimo braccio di ferro tra governo che vuole istituire i nuovi parametri e i governatori. E poi vedete anche la crisi si sblocca verso il Conte Ter, la sponda del Colle, una notizia di politica a livello nazionale. Poi canta Faccetta Nera, Bufera su Donazzan. Il Giornale di Vicenza, contagiati altri 100 sanitari. E poi vedete la fotonotizia, dai palazzi piovono pietre, quindi ancora crolla un cornicione a Ponte San Paolo. Tribuna di Treviso, scontro sui nuovi parametri. E poi i muri del pianto per il picco di Moti, non c'è più spazio per le epigrafi. L'Arena di Verona, chiudiamo anche la nostra rassegna stampa, nuovi divieti e area di zona bianca. Zona bianca per quelle regioni, non sarà il caso del Veneto, con un R con T inferiore a 0,5. Poi l'Hellas, vedete ancora, vince, vola e sogna l'Europa. È tutto, ci vediamo durante il giorno con i prossimi appuntamenti. Arrivederci.